Dopo la visita dell'amministratore delegato Andrea Barnier della scorsa settimana, la Valle ha accolto anche il responsabile marketing della Fondazione Milano Cortina 2026, accompagnati dal valtellinese Sergio Schena, componente del CDA della stessa fondazione, quale rappresentante della regione Lombardia. Passaggi per rendere sempre più concreto l'avvicinamento alle Olimpiadi e al futuro turistico della Valle. Ora si inizia a parlare della seconda fase, che è quella delle ricadute del dopo Olimpiadi, e diciamo la buona notizia è che siamo perfettamente in tempo, ci siamo mossi bene fino ad adesso. Bisogna iniziare a costruire qualcosa che unisca tutto il nostro territorio, Bormio, Livigno, Marchio, Valtellina, per iniziare a promuovere le Olimpiadi. Parlare di eventi collaterali di promozione, però ecco, più ci lavoro, più mi sto rendendo conto ed è veramente emozionante del salto che ci potrà fare dal punto di vista della notorietà e della qualità alle Olimpiadi, perché sarà veramente Olimpiadi della qualità, del racconto della nostra storia, dei nostri valori. E l'Olimpiade permette di promuovere quello che siamo, ma prima va deciso cosa vogliamo essere, ma anche a che target vogliamo rivolgersi, Esatto. perché ci ha fatto vedere ancora una volta oggi che i veri appassionati delle Olimpiadi sono in America, in Cina, quindi in paesi molto lontani, quindi bisogna capire se ci interessano, se vogliamo farli tornare e soprattutto dobbiamo anche molto lavorare sulla qualità dei servizi, sulla qualità dalla ristorazione all'ospitalità e quindi dobbiamo anche fare un salto noi stessi dal punto di vista della nostra qualità di servizio, perché avremo un target medio-alto di ottimo livello, se lo serviremo bene, gli faremo vivere delle esperienze positive, tornerà e quindi avremo raggiunto un obiettivo di comunicazione e di promozione, ma se invece non saranno contenti otterremo l'effetto opposto.